e con lui che noi ci incontriamo questa mattina, colui che è camminato per 3 anni in Palestina, che poi è morto per distruggere il peccato ed è risorto per darci lo spirito della nuova vita, colui che cammina ancora in questo mondo, presente in questo mondo, per guarire tutti quelli che credono in Lui e riportarli al Padre, perché sono divenuti in Lui fratelli. Dite ai miei fratelli che li precedi in Galilea. Egli non si vergogna da risuscitato di chiamare noi fratelli, come annota bene l'Apostolo. Ed è Lui che deve guarire i propri fratelli, dando a loro se stesso medicina, Lui che è il guaritore, Lui che è terapeuta e Lui che applica come terapia se stesso. Gesù è la guarigione dell'uomo. Ci rivolgiamo allora a Gesù in questo momento ed invochiamolo perché sia presente qui come terapeuta in mezzo a noi, si guarisca con la sua luce e con la sua grazia. Invochiamo Gesù. Risponde alle preghiere del suo figlio, ha ascoltato la voce del figlio suo nelle nostre voci e dice al suo figlio Gesù e lui a tutti noi: non temere, Jesurun mio eletto, io spanderò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri. Cresceranno come erba in mezzo all'acqua, come salici lungo le acque correnti. Questi dirà: io appartengo al Signore. Quegli si chiamerà Giacobbe. Altri scriverà sulla mano: sono del Signore. E verrà designato con il nome di Israele. E la risposta del Padre alle preghiere del Figlio suo Gesù. Il Padre assicura una particolare benedizione sulla discendenza di Gesù, che siamo noi. E allora ringraziamo il Padre del Cielo che ha gradito la voce del suo Figlio Gesù, che è risuonata in ciascuno di noi, nei nostri canti, nelle nostre invocazioni. E adesso, fratelli e sorelle, vogliamo presentare al Padre alcuni casi particolari. Signore, questa mattina ha una predilezione per i bambini. Ci sono tanti bambini malati in mezzo a noi e il Signore ha manifestato l'intenzione di guarire alcuni, di accelerare in altri processo di guarigione e comunque di consolare tante mamme afflitte. Questa prima preghiera verrà fatta proprio sui bambini. Poi il Signore vuole guarire alcuni casi gravi. Noi leggeremo alcuni casi gravi che sono stati presentati a noi durante la settimana. Poi pregheremo su alcuni casi gravi di tumore, di presenti, perché il Signore intende guarire. Poi il Signore, terza intenzione, vuole consolare tante donne separate di fresco. Ce ne sono almeno 10 separate di fresco perché abbandonate dai mariti, sono sconsolate,
piangenti, Signore vuole versare torrenti di consolazione e vuole dare delle promesse meravigliose a queste donne dolenti. E allora iniziamo con, innanzitutto con i casi gravi, poi chiameremo i bambini, poi chiameremo le donne sconsolate. E allora prego quella che la persona addetta al telefono ascolto, cioè che ha in mano i fogli del telefono ascolto, di leggere i casi gravi che noi presenteremo al Signore, poi chiameremo tutti i tumorati presenti, li presenteremo a Gesù perché gli imponga le mani. La guarigione viene da Lui, unicamente da Lui. Persona, non ti affannare per venire in possesso di un'eredità, un denaro, miliardi. Prima accertati della provenienza. Comunque non ti affannare per correre in possesso di questa eredità. Io ti guiderò. Non ti affannare per prendere possesso di questa eredità, perché non tutto è chiaro ai miei occhi. È un messaggio per una persona. Pronti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annuncia la pace, messaggero di bene che annuncia la salvezza. Adesso noi chiameremo qui i bambini e le mamme sconsolate, faremo un'unica preghiera per i bambini malati e per le donne separate da fresco. Signore vuole largire guarigioni e soprattutto consolazioni. Io ti presento queste care figliole, queste care donne, ti presento i bambini. Gesù, tu vuoi guarire i cuori, vuoi guarire i corpi. Questa mattina vuoi consolare. In questo momento sta scendendo la tua consolazione nei cuori di queste donne che sono qui presenti, di queste spose tradite e abbandonate. Sui figli, ci sono tre figli malati in braccio alle donne ed essi guariranno. E per questo, Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Signore, in questo momento non abbiamo parole nostre per queste figliole, non abbiamo promesse da fare. Sei tu, Signore, la consolazione e tu la promessa. Vogliamo però pregarti per i loro bambini. Tu hai promesso di guarirne alcuni, ma vogliamo, Signore, che la guarigione sia per tutti questi bambini, nessuno escluso. Che tutti migliorino, Signore, e che da oggi tutte queste bambine possano vedere giorni migliori. Ti presentiamo soprattutto due case di bambini malformati. Anche da loro annunciano la gloria di Dio, consolano le mamme, ma, oh Signore, intervieni perché possono essere corrette alcune disfunzioni. Signore, su queste mamme, su questi bambini invochiamo la tua misericordia e il tuo amore. Spirito consolatore, scendi su di loro, Spirito today.
parlare al cuore di una donna stamattina. Apri il tuo cuore al perdono. Sì, tuo marito ha sbagliato, ti ha tradito, ma hai perduto un bambino volontariamente e adesso quello che hai ti dà delle noie. Confessi il tuo peccato e io ti verrò incontro. Il bambino guarirà. Grazie. Era una donna. Grazie. Laudate puri Dominum, laudate nomen Domini, laudate fanciulli il Signore, lodate il nome del Signore. Dai lattanti e dagli embrioni sarà te la lode, oh Signore. Se gli adulti tacciono, anche gli embrioni in seno alle mamme cantano al Signore della vita. Rafforzava con miracoli, e Dio rafforzava con miracoli la parola degli apostoli, la parola degli apostoli e l'Evangelo, e l'Evangelo, e l'Evangelo. Resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore Gesù, in questo luogo che tu hai benedetto, Signore. Resta ancora qui con noi, è un popolo, Signore, che ti supplica, è un popolo che ti loda, è un popolo che ti ama. Resta in questo luogo, Signore, fai scendere ancora una volta la tua benedizione su tutti noi, oh Signore, su questi figli e figlie che sono qui, ai tuoi piedi, oh Signore, vieni, oh Signore Gesù. Cronache 17, versetto 27. Grazie, Signore Gesù.